Ai lati abbiamo due tavole di Borgognone, per cui la chiesa è molto famosa. A sinistra abbiamo il Cristo alla colonna, mentre a destra abbiamo il Cristo deriso. Il Cristo deriso è fatto unicamente da Borgognone, infatti possiamo notare la sua espressività del viso, che si vede molto bene. Eccoci qui Allora, fuori dall'Assunta, siamo con, ti chiami? Caterina Migliorini e Silvia Spallacci. Siete Siamo delle studentesse? studentesse della terza liceo artistico di Rinaldi Magenta e abbiamo fatto questo progetto col FAI che comprende 50.000 studenti in tutta Italia, che consiste nel sensibilizzare e diciamo, approfondire quelli che sono i patrimoni del nostro territorio, magari dimenticati o comunque di cui non si parla abbastanza. E appunto siamo adesso apprendisti Ciceroni e abbiamo fatto questo progetto, abbiamo visto prima la crisi dell'Assunta, adesso facciamo da guida a quelli che sono dentro gli Qui avete affreschi. illustrato le opere che si trovano all'interno E anche dell'Assunta. l'esterno. Ce le volete elencare? Ecco, giusto così. Qui abbiamo altre, Per siete anche esempio, qui siamo al voi studentesse delle Einaudi. Vi Io chiamate? Jenny e io Anastasia. Anche voi Sì, avete. anche noi stiamo partecipando a questo progetto. Quali sono le Allora, opere che. diciamo che questa chiesa è importantissima soprattutto per la tavola originale del Borgognone, che risale al 1501. Qua al suo interno c'è la nascita della Vergine, c'è la cappella dei Celestini, la cappella di San. È una meraviglia. Quindi avete fatto un periodo di studio Sì, esatto. per poi. Per poi arrivare fino qua. Questa è una bella esperienza, quindi per È una voi che, sensazione unica. oltre che siete anche ovviamente appassionate, visto che Sì, questo. speriamo di fare altre esperienze così. Certo, va bene, grazie, auguri. Prego. Ecco, buongiorno, siamo con la capodelegazione Ovest Milano del FAI, quindi oggi una giornata importante su tutto il territorio. Qui siamo nel Santuario dell'Assunta che dopo un periodo di chiusura è stato aperto ai visitatori. Ecco, come si svolgerà la giornata di oggi? Allora, oggi vorrei dire una giornata veramente molto importante perché significa il ritorno un po' alla vita dopo questo anno e mezzo abbondante di reclusione, direi. E abbiamo visto che da parte di tutti, degli italiani, c'è veramente una voglia di Italia, una voglia di andare a vedere, di scoprire questi tesori e questi beni. Beh, la giornata, come delegazione Ovest Milano, noi abbiamo aperto qui a Magenta, appunto la chiesa dell'Assunta, siamo a casa Giacobbe e siamo anche alla Certosa di Vigano, comune di Gaggiano. Gaggiano, sì. Esattamente. Naturalmente la manifestazione si svolgerà con tutte le precauzioni che il Covid ci impone, quindi gruppi da 12 a 5, a 15 scusi, e non di più. Con distanziamenti, mascherine, gel, disinfettanti e tutto quanto previsto. Ma vediamo che insomma, le persone si attengono a questo, per cui le visite si svolgeranno all'insegna della massima sicurezza. E vediamo che c'è un'ottima risposta di Eh pubblico perché c'è la fila sì. per poter accedere. Sì, e ne dirò di più, esatto. Al di là delle persone che si sono prenotate, perché questo era il must dell'organizzazione, ci sono tante persone che si presentano e Si che sono vorrebbero presentate, entrare. certo. Dovessero mancare delle persone, sicuramente noi completeremo il gruppo inserendo anche quelli non prenotati. Però là dobbiamo stare molto attenti. Non possiamo veramente fare dei gruppi numerosi, Certo. assolutamente. E qui abbiamo anche la preside dell'Istituto Einaudi perché sono state coinvolte le ragazze, le studentesse del liceo artistico che dopo un periodo di preparazione hanno fatto un po' il lavoro da Ciceroni. Ormai da qualche anno la collaborazione con il FAI coinvolge il nostro istituto.
in particolare le studentesse o gli studenti del liceo artistico che svolgono la funzione di cicerone nel descrivere, nel presentare in questo caso un nostro gioiello del territorio. E devo dire che il nostro istituto è particolarmente legato al Santuario dell'Assunta. I nostri studenti dell'indirizzo costruttivo qualche anno fa hanno curato i rilievi per in fase di restaurazione, di restauro, e quindi diciamo è molto sentita la giornata di oggi. Sembra quasi il completamento di un percorso che negli anni i ragazzi, gli studenti si trasferiscono. È una bellissima esperienza anche per loro. È una bellissima esperienza parlavano perché di grande permette emozione. Loro anche di mettere in campo delle competenze nell'ambito proprio della cosiddetta alternanza scuola-lavoro, o per porsi delle competenze trasversali, mette da loro l'occasione di parlare innanzitutto, cosa che a scuola non sempre e loro diciamo hanno il tempo di fare, di esprimersi, di mettere in campo le loro competenze e conoscenze, e trovo che sia un'emozione anche per loro, soprattutto in questo periodo, perché come ci diceva il Presidente, ecco, è uno dei primi momenti di apertura, hanno bisogno proprio di incontrarsi con gli altri e lo stanno facendo in un'occasione bella dove il bello è l'argomento del loro discutere, parlare, presentare, e penso proprio che il bello ci salverà da questa situazione abbastanza e speriamo difficile. Speriamo davvero. E poi io ritengo, sì, mi scusi ancora, no? Cioè, io sono sempre veramente quasi commossa nel vedere come questi ragazzi si impegnano, si sentono coinvolti, siano professionali nell'esporre queste cose. Certo. E allora le voglio dire, loro saranno i cittadini di domani. Siamo nel paese più bello del mondo, con la loro sensibilità, come diceva la professoressa, il bello ci salverà. Il bello ci salverà, ha ragione, anch'io ne sono sicuro. È vero. Qui abbiamo un'altra delegata del FAI, oggi siamo qui in un vero sono tesoro. Sono responsabile del gruppo degli apprendisti ciceroni. Degli apprendisti ciceroni, due parole su quello che c'è di bello qua al Santuario dell'Assunta. Ci sono le opere d'arte che i ragazzi hanno bene studiato e sanno presentare, e poi c'è tutto il contesto storico in cui questa chiesa è stata costruita, faceva parte, per cui i ragazzi cercheranno anche di spiegare l'importanza della chiesa sia dal punto di vista costruttivo sia dal punto di vista del rapporto con la città di Magenta. I ragazzi sono tutti ben preparati, avrà notato che sono anche molto eleganti, hanno capito l'importanza di quello che stanno facendo. Eh beh, certo, per un avvenimento importante bisogna veramente questo è da apprezzare, rispetto per le persone a cui spiegheranno. Certo. E rispetto anche per l'ambiente in cui si trovano. Certo, si continua davvero, quindi questo... anche domani dalle 10 alle 17. Queste sono due giornate importantissime per il FAI, sono, certo, sono 600 beni aperti in tutta Italia, sono giornate di raccolta fondi, perché chiaramente il FAI interviene nelle opere d'arte, le restaura, le tiene e le mantiene aperti sempre per tutti. E questo però vuol dire anche un grosso impegno finanziario. Ecco perché il perché di queste giornate di raccolta fondi, e l'invito a tutti quanti veramente di contribuire al FAI. È per il nostro bene, per il nostro paese. Grazie mille. Edificato San Giuseppe. E la prima cosa che possiamo notare è che la facciata sembra quella di una chiesa rinascimentale, però i pannelli laterali sono stati fatti in un'altra chiesa, ovvero dal Bergognone. Possiamo notare San Giuseppe che viene rappresentato nella Natività, ovvero qua, e ha una caratteristica molto importante, perché di solito viene rappresentato molto vecchio, ma poi viene rappresentato giovane, senza barba, che accoglie la Madonna e il bambino, che poi lo chiamerà Gesù. Dopo 400, 500, 600 anni, ovviamente, nel corso dei secoli ha
ha subito tutta una serie di aggiunte, di modifiche. Alcune opere arrivano da altre chiese, alcune opere sono proprie di questa struttura. Il pavimento è stato rifatto, l'affresco, se vedete in alto, degli anni 50 e del Novecento. Quindi, ovviamente, ecco, la chiesa adesso è chiusa al culto da qualche anno. Non so se avete notato i vari spot che illuminano alcune parti dei muri e degli scavi che poi vedrete, degli accenti di scavi che vedrete in seguito. Stanno facendo dei rilievi perché l'idea appunto è di iniziare il lavoro di restauro. Come tutti i lavori di restauro in ambienti come questo, sarà estremamente lungo, ma soprattutto molto costoso, per cui una richiesta di fondi da privati a privati. Oltre all'Assunta, questo è il secondo posto di Magenta aperto dalla nostra delegazione, Casa Giacobbe. Qui ci sono gli studenti del liceo Quasimodo che nel loro ruolo di apprendisti ciceroni. Ecco, questi sono... Qua per esempio ne abbiamo alcuni, esatto, se magari guardi, vogliono venire. Abbiamo, se volete venire... Capo, prego, sta parlando appunto di questa. Ecco, questo ciao, voi siete studenti del Quasimodo? Sì. E vi siete preparati per questa giornata? E dove ci troviamo? Troviamo a Casa Giacobbe. Cosa rappresenta per Magenta Casa Giacobbe? È il monumento, la testimonianza più diretta forse della battaglia, che è appunto avvenuta su questo spiano davanti a noi. E appunto si vedono i fericini dei cannoni sulla facciata, dentro è l'archivio di memoria storica.